scuola. In Abruzzo, in particolar modo, molte scuole potrebbero chiudere grazie alle modifiche che sta introducendo il Ministro della Pubblica Istruzione. Nel caso tu diventassi presidente della Regione Abruzzo, come intenderesti affrontare la questione? Guarda, io anzitutto vorrei sottolineare l'andamento schizofrenico del centrodestra a livello nazionale. Da una parte si parla di federalismo fiscale e di autonomia delle regioni, dall'altra parte si pretende di calare sul territorio delle decisioni inaccettabili. Quello che ha fatto la Gelmini sulla scuola è esattamente questo: è stato un taglio indiscriminato che nel momento in cui è stato operato non ha per nulla considerato i riflessi, le conseguenze di questo taglio sul territorio. Noi stiamo analizzando in questi giorni i riflessi concreti che questo taglio produrrà sulla regione Abruzzo. Si parla della chiusura di 100-150 plessi scolastici, della perdita del posto di lavoro per 1.000-1.200 insegnanti. I dati non sono stati ancora definiti, ma certamente c'è un impoverimento di una regione che poggia tutte le possibilità di riscatto e di rinascita sul sistema dei comuni, delle autonomie locali. Qui ci saranno comuni che perderanno le scuole, e la perdita di una scuola per il comune è un disastro. È un disastro perché il comune dovrà occuparsi del trasporto del bambino in una scuola che probabilmente sarà distante 10, 20, 30 chilometri, e quindi si tratta di servizi, e i servizi li pagano i cittadini. E se non interverrà il comune, sarà la famiglia a doversi far carico di questo costo. Dovrà occuparsi di portare il bambino a scuola a 20, 30, 40 chilometri di distanza. Se la mamma lavora, che fa? Deve lasciare il posto di lavoro. È un vero e proprio disastro. Le conseguenze sono drammatiche. Io condivido fino in fondo le manifestazioni di protesta che stanno coinvolgendo gli studenti, gli insegnanti e tutto il mondo dell'istruzione, che parte dalla scuola e arriva fino all'università. E così come sono vicino a queste manifestazioni di lotta, che hanno delle motivazioni incontestabili ed indiscutibili, perché i tagli non possono interessare l'unico settore che rappresenta l'investimento principale per il futuro del paese. La scuola, l'istruzione, il sistema formativo ed educativo rappresenta il più grande investimento che l'Italia deve mettere in campo per vincere le sfide dell'economia globale. L'Italia non riuscirà mai a produrre a minor costo della Cina o dell'India. L'Italia riuscirà a vincere questa sfida esclusivamente investendo sulle proprie intelligenze e sui propri talenti, che si formano e si costruiscono nelle scuole e nelle università. Tagliare risorse in questo settore vuol dire abbandonare, rinunciare, privare i nostri giovani anche della sola speranza di futuro. E così come sono vicino a queste manifestazioni, sono lontano anni luce dalle minacce del Presidente del Consiglio, che in questi giorni sembra stia organizzando dei presidi della polizia all'interno delle scuole e della università per impedire agli studenti, ai professori e ai docenti di manifestare la loro contrarietà. Berlusconi evidentemente si aspettava di governare con il consenso di tutti, invece ci sono molti italiani che non la pensano come lui. Oggi parliamo di persone interessate alla scuola e all'istruzione. Uno o due mesi fa abbiamo parlato del comparto sicurezza, che ha subito un taglio di 3 miliardi e 500 milioni di euro. Si parlava in campagna elettorale, Berlusconi e gli uomini di Alleanza Nazionale e della Lega parlavano di più risorse alle forze dell'ordine, più mezzi, più macchine, incremento degli organici. La risposta il giorno dopo aver truffato questi elettori e storcendogli il voto attraverso queste promesse, la risposta il giorno dopo è stato il taglio indiscriminato. Io credo che la piazza rappresenti in qualche modo il luogo all'interno del quale il cittadino deve manifestare la sua contrarietà, il suo disagio e anche la sua proposta, e trovo vergognoso il fatto che il Presidente del Consiglio dei Ministri non accetti queste manifestazioni o addirittura minacci di mandare la polizia per reprimerle. Voglio ricordare che, data l'insufficienza dell'organico della polizia, nello scorso agosto, per la precisione il 4 di agosto, Maroni ha mandato l'esercito nelle strade con una spesa di 30 milioni di euro. Quindi si taglia sulla scuola, ma si spendono 30 milioni di euro per mandare l'esercito nelle strade per aiutare la polizia, che poi viene tolta dalla lotta alla criminalità e viene mandata a far sloggiare gli studenti che manifestano, perché è arrivata recentemente una circolare ai presidi che impone loro di chiamare la polizia anche se soltanto per un semplice sit-in pacifico. Sì, ma questa è la propaganda di Berlusconi. Questo rientra nella propaganda. Due militari di fronte ad un punto sensibile rappresentano visivamente una risposta al bisogno di sicurezza dei cittadini, ma rappresentano solo visivamente una risposta a questo bisogno, non rappresentano certamente una risposta concreta. Così come la riforma dell'istruzione, si è spacciata per riforma un intervento di taglio della spesa. Hanno preso le tabelle con i vari costi, hanno fatto un taglio del 5, del 10, del 20% e hanno detto ecco la riforma. Però avevano un problema.
Come spacciare per riforma un taglio di spesa? Ci hanno riflettuto un po', hanno fatto qualche sondaggio e alla fine gli è venuta l'idea geniale. Grembiulino, sette in condotta, maestro unico. Prendiamo queste tre cose, spacciamole per riforma e nel frattempo tagliamo in maniera indiscriminata i fondi per la scuola e per l'istruzione e perseguiamo il nostro tornaconto. È la propaganda che mettono in campo, ovviamente con la forza di mezzi non di informazione, sono diventati mezzi di persuasione di massa, dei quali Berlusconi risponde, ma la gente comincia ad accorgersi di tutto quello che c'è dietro. Il fatto che la gente vada in piazza, il fatto che le scuole rischino di essere occupate da studenti e da insegnanti è la prova, provate, la dimostrazione concreta del fatto che la propaganda d'Anzola non basta, non si governa attraverso i sondaggi, non basta fare la domanda al cittadino attraverso un sondaggio: ti piace il maestro unico o non ti piace? Il 60% dice sì, mi piace il maestro unico, io ti do il maestro unico, ma poi sotto sotto ti taglio 9,5 miliardi. Questo modo di procedere evidentemente ha vita breve e io credo che questo spazio di tempo, questa luna di miele tra Berlusconi e i cittadini italiani stia davvero per finire.